Ettore, tra le tante tematiche che affronteremo in questa intervista, partiamo dalla primavera. Diciamo che come inizio di campionato, i risultati in linea con gli obiettivi, alcune vittorie molto importanti contro il Lecce alla prima, soprattutto a Torino contro la Juventus, grande vittoria. E chiedo un mini bilancio di questo inizio di campionato della formazione primavera. Ma a parte i risultati, sono molto contento comunque delle prestazioni che oggi comunque la squadra sta fornendo partita dopo partita. Poi è normale che la prestazione poi coronata con un risultato è ancora più bello, però vedo al momento dei comportamenti e vedo degli atteggiamenti secondo me importanti da parte di tutti quanti, e questa è la cosa che mi piace, e sono molto contento di quello che stiamo facendo, a prescindere poi da quello che sono i risultati. Sicuramente per noi questo è un campionato, per come lo valuto io, molto importante, molto competitivo, molto costruttivo nei confronti dei nostri ragazzi. Per questo in questo momento siamo in linea con quelle che sono i nostri obiettivi, le nostre idee, che sono quelli comunque di continuare a dare possibilità e soprattutto mettere a disposizione la società ai nostri ragazzi per cercare di fargli arrivare a raggiungere quell'obiettivo che tutti noi speriamo, che è quello di giocare in prima squadra. La squadra di Mister San Marco può contare su un'ampia base di ragazzi italiani, con l'obiettivo di continuare la tradizione del Verona anche in prima squadra, dove si è sempre fatto grande affidamento sul settore giovanile. È una precisa volontà del club? È un'esigenza, perché comunque se andiamo a vedere noi abbiamo tantissimi ragazzi da Toniolo, Calabrese, Pavanatti, De Battisti, Dentale, Rigo, cioè sono tutti ragazzi che comunque, adesso non dimentico qualcuno, però dico gran parte della nostra rosa, l'80-90%, cioè comunque è formata da ragazzi che vengono dall'under 15, dall'under 14, dalla nostra attività di base. Per questo questa è la cosa che sto lavorando insieme ai nostri collaboratori, a Daniele Cristofoli, a Luca Monesi, a Jacopo Betti, cioè che stiamo cercando di costruire da sotto e di formare squadre che oggi ci portano ad arrivare ad avere giocatori che comunque sono qui da tanti anni. Questo è il nostro obiettivo, è quello che si cerca di fare per portare quei giocatori che oggi abbiamo bisogno e l'Italia ha bisogno. Oltre al risultato sportivo c'è anche un altro risultato da sottolineare. Sono diversi ragazzi che hanno già ricevuto la chiamata dalla prima squadra. Patanè, Sissé hanno ricevuto la chiamata quest'estate, ma anche hanno giocato in prima squadra contro l'Ascoli in Coppa Italia. Diao e Calabrese, altre convocazioni. Anche questo risultato è un risultato importante. Assolutamente sì, è quello che comunque da anni questa società sta cercando di portare. E quest'anno con il direttore Sogliano stiamo instaurando un rapporto dove soprattutto lui oggi comincia a conoscere tutto quello che è oggi il nostro settore giovanile. Per questo per noi è molto importante avere il nostro direttore, che oggi segue tutte quelle che sono le dinamiche quasi quotidiane dei nostri ragazzi. Per questo aiuta molto me, aiuta molto il settore giovanile, ma soprattutto aiuta la società a portare questi ragazzi che sono la forza anche per quelli che stanno sotto, per continuare a sperare, a sognare di arrivare un giorno in prima squadra. Altra tematica da affrontare: sono 11 le convocazioni in nazionale del nostro settore giovanile nelle rispettive nazionali. Un altro fattore che dimostra ampiamente la bontà del lavoro che state portando avanti, non oggi ma da anni. Ma sai, quest'anno devo dire che siamo partiti sotto questo punto di vista molto, molto bene. Sono contento per i ragazzi, perché poi sicuramente ci sono dei ragazzi che oggi sono stati convocati nella nazionale italiana, ma altri nelle nazionali dei propri paesi. Sicuramente è un obiettivo di tutti i ragazzi, è il sogno comunque non solo quello di arrivare in prima squadra, ma spesso anche per i ragazzi il sogno è quello di vestire
in Italia la maglia azzurra, ma per gli stranieri della propria nazione. Per questo sono molto contento. Adesso siamo partiti bene, speriamo di continuare, ma è normale che questo è un lavoro che poi dipende anche dai ragazzi, per questo devono continuare a lavorare, devono continuare a concentrarsi, devono continuare a fare tanti sacrifici e poi fortunatamente, come dico sempre, se fanno le cose fatte bene poi raggiungono dei risultati. Questo è un piccolo risultato di soddisfazione, di gratificazioni per loro, una grande soddisfazione per noi, perché comunque avere così tanti ragazzi a questa tra virgolette prima tornata di qualificazioni o comunque di amichevoli che ci sono, siamo molto contenti e soddisfatti. Andiamo ora direttore a guardare anche tutte le altre formazioni del settore giovanile, ormai hanno praticamente tutte iniziato i campionati, quali sono i suoi pensieri di questo inizio campionato? Ma sono pensieri che la cosa importante è che oggi spesso sembra quasi scontata, ma non lo è. Cioè, noi siamo una realtà dove io ringrazio quotidianamente il presidente Setti, perché comunque ci fa lavorare e ci mette a disposizione, secondo me, tante cose che oggi i ragazzi hanno dei vantaggi e trovano dei vantaggi su quello che oggi la società gli mette a disposizione. Ecco, in primis quello che è, ribadisco, i collaboratori o comunque i responsabili dei vari settori, dello scouting, Monese e Gobbetti, dell'attività di base Cristofori, cioè siamo tutti ragazzi che oggi cerchiamo di portare dei giocatori, ma soprattutto di costruire delle squadre dove oggi ci sono dei valori. Io devo dire che a prescindere adesso dai risultati, perché siamo all'inizio con tutte quante, che stiamo facendo anche dei buoni risultati, ma quello che mi piace è vedere quello che comunque sto vedendo con la primavera, cioè dei gruppi compatti, dei gruppi solidi, dei gruppi che stanno lavorando con una certa intensità e con una certa voglia. E questo è quello che mi preme di più, perché oggi per me prima di tutto viene la parte mentale, la parte della testa, dove per ogni ragazzo è fondamentale per poi quotidianamente potersi migliorare. Adesso su questo al momento incrocio le dita, stiamo facendo bene sotto questo punto di vista, speriamo di continuare così. Per concludere, da responsabile del settore giovanile dell'Hellas Verona, che cosa si auspica di ottenere da questa stagione sportiva? Ma io diciamo che era anche un po' quello che era da calciatore nelle mie idee, nei miei pensieri. Vedere sempre gruppi che hanno voglia di migliorarsi, che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di combattere, a prescindere, ripeto, dal risultato, che è importante per quello che ho sempre detto, è importante per preparare la settimana, è importante perché i ragazzi comunque vivono anche loro di competizione, per questo se la domenica poi viene gratificata con un risultato, sono contento più che altro per loro. Però quello che mi piacerebbe vedere è sempre questi ragazzi che oggi vadano in campo sia negli allenamenti che sia nelle partite con il giusto piglio, con la giusta attenzione, con la giusta voglia e con quella fame che gli serve, ripeto, per ottenere degli obiettivi importanti non solo nel calcio ma nella vita.